Allora, mi era stato chiesto, e quindi questa volta lo farò, farm, questa ultima discesa a farm, lontano da shooting, lontano da scuola, vediamo se qualcuno si vuole suicidare su farm, che poi, sempre sfigatissimo a trovare armi all'inizio, mai una gioia, oh, mai una gioia, mai una gioia. Drop, 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 go, vai farm, sarà la farm che farà prendere form alla win. Quanti ci sono? Nessuno. Uno. Uno solo. Spero almeno di essere io a uccidere lui e non lui a uccidere me. Dove è a terra? In quell'altra parte di form. Non sento altri paracaduti. Quindi. Ah, oh, un Uzi. Dai, 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 che dobbiamo fare prima dello stronzetto. Oh, top. E ricarica sto fuciletto, cazzo. Ora anche uno zaino mi farebbe comodo. Laggiù c'è il nostro amico. Oh, il nostro amico. Attenzione. Oh, io lo affronto qua. Ci stanno addirittura a sparare. Che sta succedendo? Che li ho impalettati tutti e due. Che li ho impalettati tutti e due. Niau. Che storia, ragazzi, che storia. Erano in due e li ho impalettati tutti e due. Ora mi curo per benino. Quindi comunque c'è stata una colluttazione veramente brutale, eh? Veramente brutal. Mi curo per non dimenticare le ferite che mi sono state provocate da... Soprattutto il tizio dietro che mica andava giù. Cioè, l'ho smitragliato come se non ci fosse un domani. Non ne ho voluto sapere niente. Allora, vai. Ok. Ah già. La Latonza. Mo' un bel M16. Così ho mitraglietta, fuciletto. E andiamo a vincere. Semplice. Semplice, coinciso. Certo che quei due prima sono stati veramente sfigati, eh. Devo dire, veramente sfigati. Ho sentito passi. Eccolo là. Mi ha visto, secondo voi? Secondo me sì. Non so perché non mi spara, tipo. Cioè, guardate. Guardate. Cioè, com'è possibile che non gli ci va su neanche un colpo? Allora. Colpo singolo proprio triste. Mettiamo questo. Non c'ho nemmeno un cazzo. Che cazzo mi sta pungendo, fanculo. Insomma, sono il king di farm qui. Il farm king. Chiamiamolo così. Qui è già tutto ruttato da quel tizio, cioè ci ha trovato una sega di nulla. Quindi ce ne andiamo di qua, fiduciosi e speranzosi che qui si risolva un attimino, un pochettino meglio. Quest'ultima, dai, si deve dominare. Già 3 kill, veramente iniziata adesso, quindi fresca come partita, movimentata, soprattutto con l'UMP a colpo singolo da lontano, negato. E poi per mirare a sto gioco che c'ha il rinculo omicidiale, nei mirini preferisco i mirini questi che hanno un cerchio, perché alla fine io miro tenendo il nemico nel cerchio. Considerando il fatto che statisticamente se lo tengo nel cerchio parecchie volte dovrei andarlo a prendere. Attenzione, invece poi però non si rivela essere sempre così. Con l'M16 si rivela proprio essere sempre così. Lo tieni nel centro del cerchio e va giù con un attimo. Mentre con l'UMP solo se spari a mitra. Singolo è uno spillo, cazzo. Dove cazzo sta? Se ne sta andando, va bene. Oh, è qui? Ora me lo so tirato, M16, caricatore, mirino laser e chi si è visto proprio. Ha dato il kit completo. Va bene, quindi continuiamo verso nord con il nuovo fucile, ben munizionato. Abbiamo poche cure, un paio di lattarelle, full energia, 54 nemici ancora in piedi. E andiamo, come se non ci fosse un domani. Oh, attenzione, un veicolo, attenzione. Potrebbe cambiare tutto se adesso ce ne andiamo a shooting range. Che cazzo andiamo a fare a shooting range? No, perché è al centro del cerchio. Quindi ci potrebbero essere belle colluttazioni. Controllare sempre che non c'è un tizio sdraiato dietro che vi vuole fare lo scherzone. Yeah! Mi sono fatto male, ma scherziamo. Aia! Ma che cosa ho preso? Cioè, non c'era nulla per terra. Mi ha tolto mezza vita, cioè.
Cioè, mi si è piantata la Jeep sul nu... Oh, 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 che è successo? Tu hai investito Hardman con un veicolo. What the fuck? C'era uno qui, ragazzi. C'era uno, incredibile. Avevo anche tutte le munizioni che mi servivano. Anche un po' di roba qui. Vabbè. Che cazzo di partita, ragazzi. Che partita strana. Partita strana, piena di colpi di scena e cose assurde che ci stanno succedendo. Quindi proseguiamo. Anzi, prima di proseguire, mi tracanno un bibitozzo. Va bene così. Go. Prendiamo il piccolo ponte. Piccolo ponte. Tutto a dritta, vai. Tutto a dritta, ignorare le case, ignorare tutto. Nessuno ci spara. Se non ci rimane bloccata la Jeep in qualche punto strano, è il top. Qui tagliamo. No, non tagliamo nel senso moriamo, nel senso tagliamo, ok? Vediamo, di qua. Siamo al benzinaio, famosissimo. Oh, attenzione, qui è stata una colluttazione. Cambio veicoli. Iniziamo a vedere i primi segni di lotta tra giocatori sconosciuti. Attenzione. Ci avviciniamo in una zona muy caliente. Muy caliente quando mancano 46 player. O qui se non la vuole vincere si deve andare a ficcare nel bunker e camperarsela là sotto per 47 minuti. Se solo riuscissi a trovare un parcheggio per... Ok. Parcheggio perfetto. Voi vedete qualcuno? Io no. Ok, allora abbiamo bisogno di cure. Ovviamente Shooting Range non è famosa per le sue cure. Vediamo un po'. Colpi utili. Ok, colpi siamo coppati. C'è pure l'M4. Ok, ragazzi. Non avevo ancora il giubbetto. E invece abbiamo trovato anche una curetta. Questo shootinghino ci ha portato bene. Shootinghino fortunato. Attenzione, airplane. Una granata utilissima. Giubbetto a tre, signori e signori, zaino e giubbetto. Questa è la nostra partita. È la nostra partita. L'aereo butta laggiù. Distrae il nemico, ragazzi. Quello è un drop strategico. Noi praticamente vinciamo non prendendolo quel drop, ma lasciandolo prendere i nemici. Questo è fondamentale come strategia. Passare di qua. Guardare, ecco, attenzione. Beh, qua ci sta, ragazzi, che fanno gli scherzoni, eh. Si mettono là e dice qua dentro al shooting range non ci sta nessuno. E invece siamo proprio al centro, che più centro non si può. Uno sta lassù. Gli sta a sparare uno che sta qua. Dove cazzo sta? Eccolo là. Oh, stringe proprio qua. Dai, questa la vinciamo, che cazzo. E qua siamo messi coppati, chiusi dentro sta casetta. Oh, attenzione, eccolo. Top. Finalmente ho anche un bel mirinozzo. Silenziatore. Due. Bibitino. Aspettiamo il prossimo. Tanto qua stringe. Il prossimo cerchio sarà quello che decreterà la vittoria. Carichiamo il nostro bel fucilozzo da cecchino. Che finalmente ha senso di esistere. Perché fino a prima. Eccolo lì. Guarda là. Ma gli spacco un headshot. E invece non è andato a headshot. Aspetta che qua. Wow! Ce l'ho sfondato, cazzo! C'era il tizio, praticamente ha richiuso anche la porta dietro di sé. Voleva fare la stessa cosa che sto a fare io. Ma prima però ho sentito dei passi veramente vicinissimi. 17, pieno di energia. C'ho qualcuno che mi bazzica tipo qua intorno. Cioè, sento i passi. Lui sa che io sono qua dentro. Oh, sento, stanno a sparare proprio qua fuori, eh. Allora, non mi conviene uscire finché sono nel cerchio. Per vincere, cioè, devono entrare loro a sturarmi da qua mentre li spapanzo. Non so io, uscivo un goffo fuori a farmi in culo da quei tizi. Allora, ma come stringe? Devi stringere qua, sopra, vaffanculo.
Dai, dai, un po' di fortuna, non me la metto qua che devo uscire attraverso il campo in mezzo al nulla. Ah, preciso dove l'ho pingato proprio. Mannaggia la puttana. Shit. Ora non è più una buona situazione. Potrebbe qualcuno... ecco, appunto. Vaffanculo, va. Porca troia. Dove cazzo stavamo quel figlio di puttana? We'll be right back.